Beh, questa edizione della manifestazione Lab & Lab è ormai consolidata come una delle più importanti che ci sono in Europa, di confronto tra operatori, sensibilità, interessi intorno ai temi dell'ambiente. Questa dedicata al fare conti con l'ambiente è particolarmente significativa, perché molto spesso siamo abituati a considerare soltanto in termini di danni dopo le catastrofi, ovvero di costi quando riceviamo le bollette a casa, delle forniture, dei servizi che riceviamo per il gas piuttosto che per l'acqua o per i rifiuti, e ci accorgiamo che c'è un elemento economico. In realtà in questa edizione c'è il tentativo di verificare come, rispetto ai costi che sopportiamo per approvvigionarci di questi servizi e di questi beni, come è possibile produrre più efficienza, migliorare la qualità e quindi anche produrre dei risparmi. È in qualche modo l'individuazione di una modernizzazione industriale necessaria al Paese, in modo da contenere i costi, generare occupazione producendo investimenti. Nel circuito dei rifiuti, e questo è molto importante, perché sembra quasi che talvolta si affidi tutto al volontarismo soggettivo: i cittadini devono fare la raccolta differenziata, le persone, le famiglie, le imprese, i commerci devono fare la raccolta differenziata, e dando per scontato che questo di per sé è un beneficio anche economico. Non è sempre così: se la raccolta non è organizzata con una logistica di supporto importante, se non hai impianti industriali moderni ed efficienti, se non ci sono gli sbocchi per lo smaltimento dei residui che anche dall'elaborazione del riciclaggio ci possono essere, questo fa sì che anche quel gesto del singolo cittadino di sensibilità, di cura, di amore per l'ambiente poi non si traduca in un beneficio economico. Il salto industriale quindi è importante. Il paese, come sappiamo, purtroppo è diviso in due: abbiamo Ravenna come l'Emilia Romagna ed altre regioni del centro nord evolute, che certamente hanno saputo dare risposte adeguate ai loro problemi, ma abbiamo un paese sotto la linea della capitale che invece queste performance non le hanno. Quindi aiutare tutti a crescere, crescere meglio e riuscire appunto a fare i conti con l'ambiente, non soltanto in termini di ecologia, ma anche in termini di economia.